Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, oggi con un altro video molto richiesto perché a quanto pare ragazzi è stato un vero successone il pronostico Fiorentina-Torino, quindi ragazzi sai che faccio? Io riposto un altro video del genere. Sinceramente non so se riusciamo a fare tutte le giornate di Serie A, non credo proprio, ma più partite facciamo meglio è. Molto richiesto appunto Verona-Roma. Perché ho letto un commento e ho detto ma perché non lo facciamo subito? Facciamolo subito, certo, tanto non porto un video da chissà quanti giorni, quindi perché no? Spero sinceramente che venga bene perché non posso rifarlo. Però ragazzi, io quindi ho messo il volume nelle cuffie, quindi se a volte ho degli attimi di pausa è per il volume nelle cuffie. E l'AS Verona Roma, ragazzi, io come sempre non ho mosso un dito nelle squadre, quindi spero, diciamo, che le squadre siano abbastanza fatte bene, diciamo. Io sinceramente però un po' di volume lo abbasso perché è sempre meglio. No, a quanto pare non devo abbassare questo volume qui della TV, ma devo abbassare l'altro volume, quindi non fa niente. Però io il volume della telecronaca sinceramente lo abbasserei. Ok, datemi un minutino audio. Facciamo però solo il telecronista. Gli effetti stadio li voglio, così almeno vedo se sta andando bene il video. Ok, ragazzi, inizia la partita. È l'AS Verona Roma che dovrebbe essere teoricamente la terza giornata, cioè non la terza giornata, la prima giornata, ma la terza partita di Serie A. Ovviamente livello esperto e ragazzi, oggi dopo tanti video di fila non c'è mio fratello, ma sono solo io a registrare. Partiamo qui subito con un fuorigioco di un giocatore del Verona. Io sinceramente non sono un grandissimo tifoso dell'AS Verona, quindi diciamo non conosco tanto bene, ma so che ci sono tra di voi alcuni tifosi romanisti. Occhio qui, comunque si parte subito con la Roma all'attacco, però fermata dalla difesa del Verona, scusate. Qui però chiude Smalling, giocatore che teoricamente sta a metà al Manchester United, metà alla Roma. Poi ragazzi, io non tifo Roma, quindi non so precisamente gli acquisti. So che ha acquistato Pedro, ma sinceramente questo fatto di Smalling prestito non prestito non ne so niente, quindi se sapete qualcosa qui sotto nei commenti potete aggiornarmi voi. Qui c'è Santon con mezzo piede in fuorigioco, ma per le regole calcistiche e di FIFA è fuorigioco. Vediamo un po' Gunter che spazza questo pallone, colpo di testa di Smalling, di Carmine la recupera anche su Cristante. Occhio Pellegrini, un po' di skill, Veretout, Cristante. Sarebbe teoricamente Veretout, ma serve Santon. Può metterla in mezzo Santon. Occhio Santon, il cross in mezzo per Patrick Kluivert. Cioè no, scusate, Justin Kluivert. Sì, mi sa è Justin Kluivert, perché Patrick Kluivert mi sa è Liguna. Comunque è Kluivert. Mancini, Kolarov, Smalling, Kluivert. Occhio a Kluivert. Cioè teoricamente è veloce, ma lo ferma Faraone. Occhio Kolarov, Ramani allontana, Smalling che non sta concedendo proprio nulla all'attacco del Verona. Pellegrini, passaggio un po' rischioso, veloso, malissimo la difesa. Dzeko, oddio, la porta sembrava bucata, poi Dzeko cade improvvisamente a terra con il pallone che ragazzi era fermo, era fermo. Rischioso qui, primo tiro della partita e di Edin Dzeko. Qui fa di nuovo rivedere la caduta. Comunque Edin Dzeko accostato anche alla Juve. E ragazzi, scrivetemi qui sotto nei commenti, ma secondo voi la Juve prenderà un attaccante? Se prenderà un attaccante, chi prenderà? Prenderà Dzeko, prenderà Suarez? Non so, secondo me ragazzi non prenderà proprio nessuno, però magari voi avete un'opinione diversa. Comunque troppi fuorigiochi davvero in questa partita, perché mi sa che questo qua è già il quarto se non erro.
Allora, siamo al 23esimo minuto, più o meno metà primo tempo. Smalling allontana. Faraoni, Ramani, Amrabat, Ramani, Veloso, ancora Amrabat, Verre, sbaglia tutto, Veretout recupera. Occhio a Pellegrini, Dzeko. Pellegrini ci sarebbe dietro Dzeko, Cristante, Under, ancora Cristante, ancora Under, Veretout. Occhio a Dzeko, Pellegrini, Kluivert, Dzeko, ci sarebbe Pellegrini, il tiro di Pellegrini. Male, molto 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 male. Qui diciamo Pellegrini, cioè, poteva fare meglio, sinceramente non capisco chi sia il portiere perché non mi sembra Silvestri. Sì, è Silvestri, addirittura Silvestri con i capelli bianchi. Strano, strano. Che va al rinvio. Il colpo di testa è di Veretout. Sinceramente vedo molta differenza tra Roma e Verona, differenza che invece non si è proprio vista tra Torino e Fiorentina perché era una partita molto equilibrata. Questa volta sta attaccando solo la Roma. Occhio perché può esserci una gufata perché Lazovic corre come non so, cross in mezzo Mancini recupera. Cioè correva come nemmeno fosse Adama Traoré su quella fascia. Occhio, Lazovic, sempre lui, possiamo dire il più pericoloso. Zaccagni, Lazovic, Mancini un po' male, Lazovic, indietro per Di Carmine. Paolo Lopez la blocca ed è il primo tiro per l'Hellas Verona. Applausi del pubblico che purtroppo voi non sentite. Pellegrini, Under, Pellegrini, Cristante, Under, occhio a Santon. Sembra più lento di Gunter, cadono a terra tutti e due, cosa è successo? Niente. Quindi non so perché Santon sinceramente è andato nella direzione opposta del pallone. Fa niente, fa niente. Occhio Lazovic, il cross in avanti per Zaccagni. Occhio Zaccagni, lo recupera Cristante. Sì. Under. Pellegrini. Bellissimo il passaggio, non è vero perché lo sbaglia. Molte gufate sto facendo stranamente, ma fatto sta che siamo sempre 0-0. Occhio a Faraoni, Amrabat, Ramani. Bello il passaggio per Verre, questo sul serio. Ma non quello di Verre di petto perché lo sbaglia. Mancano 30 secondi alla fine del primo tempo, quindi credo il primo tempo finisce così. 0-0. Tra Verona ed Hellas Verona, partita non molto emozionante. Chissà, chissà, perché avrei un'idea per fare le partite più emozionanti, ma che non si può cambiare adesso, quindi, perché mi sa dobbiamo cambiare comunque i livelli. Un tiro per il Verona, due per la Roma. Sono molto curioso anche di sapere un po', non so, i cambi che effettueranno le due squadre, perché appunto in Torino-Fiorentina, anzi Fiorentina-Torino, sono stati molto decisivi, cioè non molto decisivi, ma comunque hanno giocato bene, hanno giocato bene. Occhio qui sbaglia il passaggio Cristante che lo regala al Verona. Occhio a Di Carmine sulla fascia, non corre tantissimo, infatti non riesce a recuperare il pallone. Occhio a Kolarov, Smalling. Devo ammettere buonissima la difesa della Roma, soprattutto in questa partita, ma fidatevi, anche nella realtà Smalling e Mancini non fanno male. Ma secondo voi è meglio Mancini o Fazio? Secondo me Fazio, poi vedete voi. Qui sotto nei commenti ovviamente. Occhio a Zaccagni, Verre, Paolo Lopez. Questo possiamo dire il tiro più preoccupante della partita. Guardate qui Verre, ottimo posizionamento, piede che si muove un po' così, Paolo Lopez si butta all'improvviso, ma ottima la parata del portiere spagnolo ex Betis. Ottimo, ottimo, calcio d'angolo per il Verona, occhio perché lo vedo un po' puzzolente questo calcio d'angolo, occhio a Veloso. Colpo di testa che non arriva, allontana Paolo Lopez, Zaccagni, Faraoni, c'è più Verona, occhio a Zaccagni. Di tacco veloso! Oddio, che tiro! Da rivedere. Guardate qui, tunnella Smalling quasi nel 7, vabbè, non proprio quasi, però era pericoloso, era molto pericoloso. Qui Paolo Lopez perde tempo, non so perché, francamente.
Siamo a 57 spaccati sul cronometro. Occhio, c'è un cambio. Uscirà il numero 11. Allora, aspettate, vediamo dopo. So che è entrato Mkhitaryan al posto di Kluivert, cambio che secondo me ci può anche stare. E poi è entrato Pazzini invece di Carmine, quindi cambi molto offensivi. E ciò mi piace. Ok, Santon, Cristante, Santon, Pellegrini, Under, Dzeko. Occhio a Dzeko, addirittura lo chiude Ramani, Miguel Veloso, Gunter, Zaccagni di Pettola gestisce Pazzini. Occhio Amrabat, addirittura cade a caso proprio un giocatore. Occhio all'Azovic, blocca Paolo Lopez. Mancano circa 25 minuti. Ramani, la recupera Dzeko, Pellegrini, Mkhitaryan, Veretout. Occhio, la vedo una buona azione. Dzeko, Under di testa, sbaglia tutto. E qui mi sbagliavo anch'io. Zaccagni, Miguel Veloso, la intercetta Pellegrini. Occhio a Dzeko, Mkhitaryan, Cristante, Dzeko, Under. Occhio, passaggio che poteva essere utile, ma intercettato da Amrabat, che sta giocando un'ottima partita. Occhio a Gunter, il lancio lungo, mi sa. Non lo prende nessuno, anche se Lazovic è molto veloce. Oddio, no, ma che sta succedendo, ragazzi? Lazovic prende il pallone, Zaccagni, Mancini in qualche modo, Miguel Veloso. Lo chiude Cristante, che sta giocando un'ottima partita da puro centrocampista difensivo, proprio all'Angolo Kanté. Occhio. Altri due cambi. Entrerà Spinazzola al posto di Yunder. E per il Lellas Verona entrerà Borini al posto di Zaccagni. Allora, non vorrei gufare perché già ne ho fatte troppe, ma mi sa che la partita comunque finirà così e mi sa devo anche cambiare qualcosa di livello. Occhio Amrabat, no, non mi dire, non mi dire. Veroni, Veroni, Faraoni. Occhio, Dzeko di testa, buon passaggio. Kolarov, Dzeko, Mkhitaryan, mancano poco più di, anzi poco meno di 10 minuti. Occhio a Kolarov, Smalling, Veretout, Pellegrini, Smalling, Cristante. Occhio a Amrabat, la intercetta. Borini, Borini, occhio a Borini. Veloso, Pazzini. Ancora Borini, Mancini la spazza via, ma era in offside. Borini, ennesimo fuorigioco della partita, ma mamma mia, il ginocchio addirittura. Il ginocchio di Borini è in fuorigioco. Mancano poco più di 5 minuti. Paolo Lopez va al rinvio. Colpo di testa di Edin Dzeko. Pellegrini, Cristante, Pellegrini, Veretout. Indietro per Kolarov, io sinceramente non l'avrei data indietro perché mancano solo 3 minuti. Bisogna attaccare, bisogna attaccare. Amrabat però la intercetta. Pazzini, ancora Amrabat. Veloso. Amrabat, occhio a Pazzini che si sta inserendo. Pazzini la dà a Verre. Verre molto lento, occhio. Occhio Verre, il cross in mezzo per Amrabat. Incredibile. Amrabat, 1-0. Per l'Hellas Verona, mi dispiace per i tifosi della Roma purtroppo, ma incredibile, l'avevo gufata ancora. 1-0 dell'Hellas Verona, proprio nei minuti finali, al 92esimo se non erro. Mamma mia, Amrabat, che gol! L'ho gufata perché avevo detto che finiva 0-0, ma comunque la darò un'occhiata alle impostazioni perché devo cambiare per forza il livello. Perché non si può proprio giocare, ogni partita si fa massimo un gol. 1-0 di Amrabat al 92esimo minuto, incredibile. E mi sa che la partita finisce qui, Veretout, occhio. Passaggio per Mkhitaryan e finisce qui, ragazzi. 1-0 Hellas Verona contro la Roma. Sinceramente non ci sto credendo neanche io, ma è così, è così.
festeggia qui l'Hellas Verona, non diciamo che era una finale o qualcosa, ma comunque 3 punti a inizio campionato e chi li toglie? E chi li toglie? Finisce quindi qui la partita 1-0 Verona, mi dispiace per voi, lo dico ancora una volta. Ragazzi, io vi ricordo sempre, iscrivetevi al canale, siamo 28, ci possiamo arrivare a 50, io so che ci possiamo arrivare. E quindi ragazzi, appunto, iscrivetevi, lasciate un mi piace al video. Magari scrivete qui sotto nei commenti un po' tutto quello che ho detto, secondo me chi vincerà questa Serie A, chi vincerà questa partita e magari appunto un po' di trasferimenti, magari voi ne sapete più di me. E noi ragazzi ci vediamo nel prossimo pronostico. Ciao ragazzi.